La squadra ospite è un passo dall'eliminazione. Il match di oggi potrebbe porre fine aritmeticamente alle loro speranze di approdare al prossimo turno. Vietato perdere, questo è l'imperativo, altrimenti sono fuori. Siamo giunti alla quinta giornata della fase a gironi, gara che ha appena avuto inizio. Fin qui si sta rivelando un raggruppamento interessante. Speriamo di assistere a una bella sfida anche oggi. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però a trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Ecco l'11 titolare del Milan. Optano per il 4-3-3 con due esterni d'attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta, dovrebbe regalarci parecchi gol e emozioni, o almeno è quello che ci si augura. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. È stato protagonista di un'ottima prestazione nell'ultima gara, conclusa con una doppietta. Sarà dura marcarlo oggi. Koulibaly, Kayanoglu. Intercettano bene il pallone. Daniel Podence. Maragna metri. Guerrero. Attenzione, tutto solo. Era in ottima posizione per battere il portiere. Ma non ha saputo approfittarne, risultato che rimane sullo 0-0. Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare la svolta al match, almeno dal punto di vista psicologico, anche se manca ancora un'eternità da giocare. Castillejo esce e recupera il pallone. Buon pallone filtrante. C'è la verticalizzazione. Guerrero! Traversa e gol. L'ha messa dentro con una conclusione di rara precisione. Palla che tra l'altro è entrata dopo aver toccato la parte bassa della traversa. Sì, qualche centimetro più in alto e probabilmente il tiro sarebbe stato risputato indietro. Un po' di fortuna ogni tanto non guasta. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. La traiettoria verso il centro. Attenzione! Rete! Avrebbero dovuto amministrare meglio il vantaggio. Brava comunque la squadra avversaria a non abbattersi e a rispondere immediatamente al gol subito pochi istanti prima. E questo è di nuovo il gol del Milan da altra inquadratura. Gol da manuale. Tutto bellissimo. Il cross dalla sinistra dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. Un gol da dividere a metà con chi ha fatto l'assist. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua. Buon possesso palla, caccia di spazio. Guerrero. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Hanno una buona occasione. Stava quasi per sorprendere il portiere con questa punizione dalla distanza, solo leggermente imprecisa. Se fosse entrata sarebbe venuto giù lo stadio, Pierre. Complimenti a lui comunque. Ci vuole coraggio anche solo per pensare di poter fare gol da lì. La spinta rossonera lungo la fascia. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. Si abbassa per farsi dare palla. Buona l'intuizione qui. Correa. La spazza via. Prova addirittura la conclusione.
Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale, mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Fortunis. Ottimo il dive vai. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Vantaggio dunque, si gioca. Bravo l'arbitro qui. Premia la corsa sulla fascia. Respinge di pugno. Sarà calcio di punizione per il Milan. Hernandez. La spinta rossonera lungo la fascia. Ha perso il pallone. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Occasione. Guerrero. Guillerme. Daniel Podence. Può correre lungo la fascia, può metterla in mezzo. Cross da rivedere, palla larga sul fondo. Correa. Palla girata sulla corsia. Buon intervento difensivo. Un altro ottimo passaggio. Perfetto oggi nei passaggi. Christodoulopoulos. Daniel Podence. Si gioca, vantaggio. C'è il fischio dell'arbitro. Si riparte con un calcio di punizione. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. Non sbaglia qui Donnarumma. Samu Castillejo. Guillerme. C'è la segnalazione, saranno 3 i minuti di recupero come mostra la lavagna. E secondo gli allenatori, Pier, ci possono stare questi 3 minuti. Kutris. Guillerme. Fortunis. Daniel Podence. Allontana di pugno il portiere. Prima frazione che ha messo il suo verdetto e non è... Sono iniziati i secondi 45 di gioco di questa sfida, penultima giornata della fase a gironi. Siamo ormai un passo dalla fine. Queste due squadre si giocano il tutto per proseguire il loro cammino in Coppa. Guerrero. Palla troppo lunga, nessun problema per il portiere. Kayanoglu. Pallone interessante. Grande pallone verticale. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Hernandez. Ecco il tiro, conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Ha segnato il momentaneo gol del pareggio. Può affrontare la seconda metà di gara sulle ali dell'entusiasmo per provare a trascinare la sua squadra al successo. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Gara rientra in trasferta per loro, come sempre, in diretta su EA Sports. Kutris. Non ferma il gioco l'arbitro. Ha dato il vantaggio. Cerca la rete. Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Fortunis.
Christodoulopoulos. Occhio al cross. Prova dalla distanza. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Correa. Si impola il difensore. Spazzano senza problemi. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Guadagna metri verso l'area. Occhio alla botta. La toccata per ultima il difensore e dunque calcio d'angolo. Potrebbe arrivare il gol del vantaggio, se lo augurano i tifosi. Ci sarà una sostituzione. Corner battuto in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Daniel Podence. Cerca il traversone. Cross che si perde. Sissé. È l'Abdelawi. Ragna metri. Guerrero. Prova a calciare. Salgono i difensori per sfruttare questo corner. Può essere l'occasione giusta per il vantaggio. Palla messa in mezzo. Intervento comodo del portiere. Nessun problema per lui. Matteo, quanto manca ancora da giocare? 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. Bene così, Matteo. Se dovessero emergere altri particolari, ovviamente chiedici pure la linea. Pallone recuperato dal Milan. Tocco verticale interessante. Palla filtrante molto interessante qui. Occhio al rimbalzo. Castiglieco. Spazzano via il pallone. Ecco il tiro. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Ripartono in campo aperto. Occhio al pallone filtrante. Occhio qui alla ripartenza. Guerrero! Ha provato ancora, ma stavolta il portiere ha risposto bene. Sta giocando benissimo la GPR. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Pallone in mezzo. Sissé! Che parata! Matteo, quanto c'è ancora da vivere di questo match? Andiamo a bordo campo. Entrambe le squadre, Piera, hanno a disposizione altri 5 minuti per far loro il match. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedici pure la linea. Pallone interessante. Palo e gol! Rivediamo il tiro che ha portato al gol, palla che ha picchiato contro il palo prima di entrare. Un colpo da biliardo da parte dell'attaccante, preciso, bravo e fortunato in questa circostanza. Il Milan che conduce dunque dopo il gol. Vukovic. Con il passare dei minuti diminuiscono le speranze per la formazione di casa di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano ad incitare la squadra, credono ancora nella rimonta. Vedremo se riusciranno a contagiare anche i giocatori. Ancora con la palla inattiva, caccia del pari. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Spazza via Riccardo Rodriguez. Posizione buona per il cross. Christodoulopoulos. Prova in porta. Risultato che ritiene in corsa ancora.